Buongiorno a tutti, benvenuti a Carta Bianca. Oggi è Voghera e stiamo per documentare la reazione spontanea delle persone quando sentiranno nominare l'argomento del giorno, che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Secondo me le persone che compiono violenza sulle donne sono persone che dovrebbero rimanere in carcere con delle pene un po' più alte rispetto ai 18 anni che sono stati dati a quella persona che ha dato fuoco all'ex fidanzata incinta, farle lavorare a vita, ma proprio duramente, così capiscono gli sforzi che fanno gli altri per vivere in una società civile, finalmente magari riescono a capirlo, però non devono uscire di prigione quella gente lì dopo 18 anni, devono avere delle pene un po' più alte e in proporzione uno deve scontare la propria pena e quello che guadagna in realtà col duro lavoro dovrebbe andare quasi tutto per prevenire, per aiutare le persone in difficoltà, non le persone che compiono atti criminali, ecco. E lo stipendio non dovrebbe essere dato loro, rimanere in carcere a oziare, perché uno poi studia, è chiuso lì, però studia, va in biblioteca, va a fare i corsi di sportivi perché c'è il campo di calcetto più che altro, non fanno niente, è impossibile, secondo me è sbagliatissimo, le donne devono avere il rispetto come tutti gli esseri umani. Un tema molto sentito ultimamente, importante, l'opinione pubblica si è mobilitata in questo senso, ho visto molte associazioni, amministrazioni comunali, enti che hanno simbolicamente adottato in un parco del loro comune, per esempio, una panchina rossa, ecco, questo simbolo per dire basta alla violenza sulle donne, perché ultimamente gli episodi di cronaca di questo tipo ce ne sono stati tantissimi e non è mai abbastanza fare qualcosa per questo triste fenomeno che è molto sessista, che in qualche modo deve essere debellato, perché siamo nel 2016 e non ci può essere ancora violenza sulle donne. Beh, è una vergogna, è giusto che fanno una roba del genere, boh, nel senso che una cosa è giusta, è una cosa favorevole per le donne, è giusto che ci sia una roba del genere, per forza, sì. Assolutamente, direi che non dovremmo avere solo la giornata mondiale, ma dovremmo avere tutti i 365 giorni contro la violenza sulle donne, violenza che si esprime sotto molti aspetti, non solo quella fisica, ma molto spesso quella dell'immaginazione e della così della comunque del pretendere dalle donne sempre delle prestazioni superiori a quelle degli uomini per avere gli stessi risultati. Ah, mi sembra una cosa talmente forse banale, ma quello che si sta verificando è una cosa folle, visto che qui ogni giorno si sentono praticamente maltrattamenti nei confronti delle persone femminili, quindi cioè, viviamo in un paese di pazzi a questo punto. Servirà poco, ma meno male che c'è, perché gli uomini andranno avanti a fare come hanno fatto finora. Non credo che si sensibilizzano per una giornata per loro. Questo serve più alle donne per gratificarle un po', affinché non si educa un po' gli uomini. Sarà difficile che cambiano. Al di là della giornata mondiale. La giornata mondiale è una cosa buona, però ho paura che non... Meglio che niente, d'accordo, ma che non serva molto se non c'è un'educazione fino a che uno è giovane che capisca che certe cose non si possono fare. Ho visto lì in Piazza Meardi che hanno dipinto la panchina di rosso e sono d'accordo che perché è una cosa... Quest'anno poi guardi quante ne hanno ammazzate, non lo so. Dico c'è il divorzio, cioè se non andate lasciatevi. Invece gli uomini forse non sopportano. La donna di più, e invece l'uomo quando è solo forse si sente abbandonato e poi ha anche mille problemi, perché l'uomo poi resta senza casa, è vero, e deve magari mantenere gli altri e arriva un momento che la disperazione fa fare quello. Non abbiamo la possibilità di difenderle, queste qui. Queste donne a volte subiscono queste violenze, le denunciano, ma non interveniamo.
Cioè il governo dovrebbe avere una legge un po' più cara e poi assisterle queste donne, altrimenti vanno a casa e le accoltellano. Quindi una maggiore assistenza da parte dello Stato, delle associazioni, immagino, e una maggiore severità da parte della giustizia. Sicuro, sicuro. Purtroppo siamo assenti. Mi spiace, mi pare che siano 170 donne uccise in questi mesi. Quindi... Sì, sono numeri altissimi effettivamente. Sì, troppo, troppo. Veramente è aberrante la cosa. Dovrebbe più protezione, una che si lamenta, però non abbiamo la possibilità di allontanare il nemico, chiamiamolo. Qui a Voghera c'è una bella iniziativa, credo oggi dovrebbero verniciare una panchina di rosso. È già stata verniciata in Piazza Meardi, verrà inaugurata in giornata. Ecco, io resto sempre, quando sento le notizie di che quasi tutti i giorni le donne vengono uccise dagli uomini, resto allibito, cioè non riesco a capire questa violenza assurda, gente che va fuori di testa, che probabilmente è frutto dei nostri tempi dove non c'è più morale, non c'è più niente. E dovrebbero intensificare le leggi più dure, perché non si può dare retta a gente che commette certi atti, crimini, poi si dichiara pentito per ottenere le attenuanti. No, io non avrei pietà per gente che incendia la moglie o la fidanzata, pure incinta, quello... Si sbatte in galera e si buttano via le chiavi, come chi compie delitti contro i bambini o gli anziani. Io sarei spietato con queste persone.